Illustri signori, io sono sinceramente grato per questo incontro che rivela i vostri sentimenti di rispetto e di stima verso la sede apostolica e in pari tempo consente a me, in qualità di pastore della Chiesa Universale, di esprimere a voi apprezzamento per l'opera solerte e benemerita che non cessate di promuovere per un sempre e maggiore benessere civile, sociale ed economico delle laboriose popolazioni milanesi e lombarde. Grazie al Cardinale Anciscola che ha introdotto questo momento. Nel rivolgere il mio deferente e cordiale saluto a voi, il mio pensiero corre a colui che è stato vostro illustre predecessore, Sant'Ambrogio, governatore consularis delle province della Liguria e dell'Emilia, con sede nella città imperiale di Milano, luogo di transito e di riferimento, diremo oggi, europeo. Prima di essere eletto in modo inaspettato e assolutamente contro il suo volere, perché si sentiva impreparato, vescovo di Mediolanum, egli ne era stato il responsabile dell'ordine pubblico e vi aveva amministrato la giustizia. Mi sembrano significative le parole con cui il prefetto Probo lo invitò come consularis a Milano. Gli disse infatti Probo, ed egli fu effettivamente un governatore equilibrato e illuminato che seppe affrontare con saggezza, buonsenso e autorevolezza le questioni, sapendo superare contrasti e ricomporre divisioni. Vorrei proprio soffermarmi brevemente su alcuni principi che egli seguiva e che sono tuttora preziosi per quanti sono chiamati a reggere la cosa pubblica. Nel suo cammino, nel suo commento al Vangelo di Luca, Sant'Ambrogio ricorda che l'istituzione del potere deriva così bene da Dio che colui lo esercita è lui stesso ministro di Dio. Tale parole potrebbero sembrare strane agli uomini del terzo millennio, eppure esse indicano chiaramente una verità centrale sulla persona umana che è il solido fondamento della convivenza sociale. Nessun potere dell'uomo può considerarsi divino. Quindi nessun uomo è padrone di un altro uomo. Ambrogio lo ricorderà coraggiosamente all'imperatore scrivendogli: «Anche tu, Augusto imperatore, sei un uomo». Un altro elemento possiamo ricavare dall'insegnamento di Sant'Ambrogio. La prima qualità di chi governa è la giustizia, virtù pubblica per eccellenza, perché riguarda il bene della comunità intera. Eppure essa non basta. Ambrogio le accompagna un'altra qualità, l'amore per la libertà, che egli considera elemento discriminante tra i governanti buoni e quelli cattivi, poiché, come si legge in un'altra sua lettera, cito, i buoni amano la libertà, i reprobi amano la servitù. La libertà non è un privilegio per alcuni, ma un diritto per tutti, un diritto prezioso che il potere civile deve garantire. Tuttavia, libertà non significa arbitrio del singolo, ma implica piuttosto la responsabilità di ciascuno. Si trova qui uno dei principali elementi della laicità dello Stato, assicurare la libertà affinché tutti possano proporre la loro visione della vita comune, sempre però nel rispetto dell'altro e nel contesto delle leggi che mirano al bene di tutti. D'altra parte, nella misura in cui viene superata la concezione di uno Stato confessionale, appare chiaro in ogni caso che le sue leggi devono trovare giustificazione e forza nella legge naturale, che è fondamento di un ordine adeguato
alla dignità della persona umana, superando una concezione meramente positivista dalla quale non possono derivare indicazioni che siano in qualche modo di carattere etico. Lo Stato è a servizio e a tutela della persona e del suo benessere, nei suoi molteplici aspetti, a cominciare dal diritto alla vita, di cui non può mai essere consentita la deliberata soppressione. Ognuno può allora vedere come la legislazione e l'opera delle istituzioni statuali debbano essere in particolare a servizio della famiglia, fondata sul matrimonio e aperta alla vita, e altresì il diritto primario dei genitori alla libera educazione e formazione dei figli, secondo il progetto educativo da loro giudicato valido e pertinente. Non si rende giustizia alla famiglia se lo Stato non sostiene la libertà di educazione per il bene comune dell'intera società. In questo esiste dello Stato per i cittadini. Appare preziosa una costruttiva collaborazione con la Chiesa, senza dubbio non per una confusione delle finalità e dei ruoli diversi e distinte del potere civile e della stessa Chiesa, ma per l'apporto che questa ha offerto e tuttora può offrire alla società con la sua esperienza, la sua dottrina, la sua tradizione, le sue istituzioni e le sue opere con cui si è posta al servizio del popolo. Basti pensare alla splendida schiera dei santi della carità, della scuola e della cultura, della cura degli infermi e dei emarginati, serviti e amati come si serve e si ama il Signore. Questa tradizione continua a dare frutti. L'operosità dei cristiani lombardi in tali ambiti è assai viva e forse ancora più significativa che in passato. Le comunità cristiane promuovono queste azioni non tanto per supplenza, ma piuttosto come gratuita sovrabbondanza della carità di Cristo e dell'esperienza totalizzante della loro fede. Il tempo di crisi che stiamo attraversando ha bisogno, oltre che di coraggiose scelte tecnico-politiche, di gratuità, come ha avuto modo di ricordare. La città dell'uomo non è promossa solo da rapporti di diritti e di doveri, ma ancor più e ancora prima da relazioni di gratuità, di misericordia e di comunione. Possiamo raccogliere un ultimo prezioso invito da Sant'Ambrogio, la cui figura solenne e ammonitrice è intessuta nel gonfalone della città di Milano. A quanti vogliono collaborare al governo e all'amministrazione pubblica, Sant'Ambrogio richiede che si facciano amare. Nell'opera dei uffici egli afferma: quello che fa l'amore non potrà mai farlo la paura. Niente così utile come farsi amare. D'altra parte, la ragione che a sua volta muove e stimola la vostra operosa e laboriosa presenza nei vari ambiti della vita pubblica non può che essere la volontà di dedicarvi al bene dei cittadini e quindi una chiara espressione, un evidente segno di amore. Così la politica è profondamente nobilitata, diventando un'elevata forma di carità. Illustri signori, accogliete queste mie semplici considerazioni come segno della mia profonda stima per le istituzioni che servite e per la vostra importante opera. Vi assista in questo vostro compito la continua protezione del cielo, della quale vuole essere pegno ed auspicio la benedizione apostolica che imparto a voi, ai vostri collaboratori e alle vostre famiglie. Grazie.